Avevano fretta di parlare, l'oratorio non era arrivato quella mattina. E il segretario della Camera Lavoro di San Giuseppe dice: nello stesso tempo dico qualcosa io mentre arriva l'oratorio. E incominciò a parlare, si parlava da quella pietra. Ai tempi non è che c'era tutto questo, è stato nell'85 l'hanno fatto questo podio. Questo rappresenta dove la traiettoria, questo muro qua. Lo dovevano fare in questa maniera, poi sbagliato la foto, perché si sparava da quella parte. Dove ci sono quegli alberi, qua sotto nelle falde della montagna, lì c'è una pietra, c'era una postazione, lì una postazione era all'angolo di quella montagna. E quindi appena incominciò a parlare l'oratore, ha detto poche parole, e come arrivano i primi spari, ma i primi spari chi poteva immaginare che sparavano contro donne, bambine, uomini che stanno festeggiando tranquilli, nessuno qua. E nessuno è scappato nelle prime raffiche. Ma poi cominciò la seconda raffica cominciò a cadere qualcuno, gente subito, qui è scappato, no? Chi si è buttato a terra, lì era pieno di gente, tutta a terra, quelli che erano lontani sono andati verso. E io mi trovavo verso quella pietra, da quella pietra ho visto mio padre che era sul foro, dove parlava, qualcosa, ma quell'attimo non ho visto più nessuno. Mi sono girato, lì ho saltato due donne. C'erano muli a terra, là sotto ho saltato un muro. A correre, sono andato a finire dove c'è quella tabella, lì c'era un torrente, ai tempi non c'era questo pietrale, era tutto seminato a grano allora, non è che era, questo l'hanno fatto nell'85, quando no. È un torrente, e lì di quel torrente come ho passato la strada, c'era un anziano, mi chiama e mette che c'era una buca grande. Eravamo in cinque, ci chiama cinque ragazzi, mi chiama e mette in quella buca. E da quella buca cercavo se vedevo mio padre. E di là vedevo quelli che sparavano da quella pietra che erano in cinque, quelli che vedevo io. Ma siccome quell'anziano mi dava colpi in testa perché io cercavo, perché eravamo in quattro, aveva mia sorella, mio fratello, eravamo in quattro. Ma ancora si continuava a sparare, quell'anziano non ci faceva uscire. Poi dopo un po', ma mentre eravamo lì, ho saputo che quella donna che ha saltato era morta, perché il marito, visto la morte, lì accanto a noi c'era la famiglia posteggiata che avevano un cavallo. Questo cavallo era pure ferito, e ci usciva sangue dalla bocca e si alzava, e così, anche 4 metri, e il filo lo teneva per la corda. E nello stesso tempo arriva suo padre, dice: papà, dice cavallo, e poi il poveraccio aveva visto la moglie.